Insomma, occuparsi dei più deboli e degli umili e fare del lavoro il centro della nostra elaborazione. Un nuovo umanesimo del lavoro, questo è il punto di partenza che si contrappone all'idea che il mercato è il punto di riferimento, ma è un punto di riferimento di destra, perché il mercato svilisce il lavoro, lo trasforma in merce, e svilisce la persona e trasforma la persona in numero. Noi vogliamo un nuovo umanesimo di diritti universali per il lavoro autonomo e per il lavoro dipendente. E di lavoro ha parlato anche la consigliera regionale Ilaria Bugetti, ricordando il percorso fatto dalla regione toscana, il cui impianto può essere preso a modello per la riforma stessa del lavoro. Che anche nelle riforme nazionali sul lavoro crediamo che ci sia la necessità di strutturare un sistema nuovo, cioè di non dare incentivi solo per 2 anni, di pensare a detassare le imprese e di pensare al lavoro da tutti i suoi punti di vista. Quindi il buon lavoro che è un lavoro sicuro, il buon lavoro che tutela i diritti, il buon lavoro che garantisce la legalità. Ecco, questi sono un po' i temi che partono da Prato e che arrivano in qualche modo alle orecchie di Cesare Damiano e quindi anche di Andrea Orlando a livello nazionale.